noi siamo pronti a collaborare col governo. La Regione Puglia ha già detto che nel momento in cui il governo metterà a disposizione l'FSC, che pesa vari miliardi, della Regione Puglia, almeno 50 milioni sono già a disposizione dei fondi del Mediterraneo, ce li ha sempre lui in mano, li deve solo girare alla Puglia e noi li gireremo al comitato organizzatore, e poi là il comitato organizzatore deve avere l'autorizzazione alla spesa dei 150 milioni già stanziati. Abbiamo dovuto assistere al cambio di governo, ma mi auguro che questo governo non sia così perplesso sui giochi del Mediterraneo e ci creda, perché il comitato organizzatore ieri ha fatto un bellissimo comunicato che risponde a tutte le perplessità. Mi auguro che la mancata conoscenza di tutto ciò che è accaduto in questi anni, insomma, diciamoci la verità, i giochi del Mediterraneo se li sono inventati la Regione Puglia e i comuni della provincia di Taranto, in particolare il comune di Taranto. Siamo interessatissimi ad andare avanti. Il governo ci dirà come e quando, purché ci sblocchino i soldi, perché i progetti e le schede di progetto sono nelle mani del governo da molto tempo. Se sono troppo costosi, ma mi sembrerebbe veramente il colmo, stiamo spendendo miliardi di euro per le Olimpiadi del Lombardo-Veneto, dico qualche centinaio di milioni per i giochi nel Mediterraneo di Taranto, ce li meritiamo o non ce li meritiamo? Io penso di sì, quindi più che ridimensionare, accolgano le nostre richieste e ci consentano, insieme al governo, che voglio ricordare fa parte del comitato organizzatore, quindi che il governo dica al comitato organizzatore che è in ritardo è una contraddizione, perché il governo e il CONI fanno parte del comitato. Io penso che abbracciarsi oggi, l'abbraccio tra me e Fitto in nome della tutela dei giochi nel Mediterraneo di Taranto, sia la risposta più bella che i pugliesi possano aspettarsi, e loro quello vogliono vedere. Vogliono vedere che quando giochiamo a calcetto durante le elezioni ce le suoniamo pure, perché sarà pure divertente vederci, però poi finita la partita a calcetto ci sono le cose importanti, che sono fare le cose nell'interesse dei pugliesi.